Mi ha colpito tutto il documentario, devo dire che sono ancora un po' sotto l'effetto dell'emozione profonda. E mi hanno colpito le parole, soprattutto le interviste rivolte al protagonista Pino Masciari, mi ha colpito la sua determinazione, la sua forza, il suo coraggio, il suo eroismo, la sua volontà di andare avanti malgrado tutto e in una situazione di grandissima difficoltà. Beh, questo secondo me ha molto, molto figo tutto. Secondo me hanno usato molto bene i viaggi, le trasferte, la notte, le luci scure insieme alla musica per trasferire il senso di panico. Mi ha molto colpito il fatto del digiuno, quello dello sciopero della fame, che quando le istituzioni l'hanno lasciato un po' solo, tutta la comunità che gli è stata accanto. In una disperazione di uno che va contro la mafia, perché l'abbandonano completamente, cioè perde la sua vita. Perché è disastroso, in tutti i sensi. Quando lui è andato nelle scuole, cos'era, una scuola superiore di Torino, per sensibilizzare gli studenti che studiavano appunto chimica, e dicevano: ma sapete che voi, cioè l'andrangheta si potrebbe riferire a voi in quanto chimici, potreste essere gli utili per la fabbricazione di cocaina, così voi. Quella è stata, insomma, la prima scena che mi è venuta in mente, poi ce ne potrebbero essere altre. La grande amicizia degli amici di Pino, quello sì, mi ha colpito, il sentimento di vera amicizia. Potremmo dire in realtà che è proprio l'inizio del documentario, perché in effetti poi dalla prima affermazione si svolge tutto il resto. E quindi, a differenza di altre occasioni documentaristiche, diciamo qui la storia è chiarissima da subito, no? E quindi direi che proprio le prime immagini, i primi 5 minuti in cui veniamo a conoscenza di questa figura che è Pino Masciari, un eroe di fatto.